Igor Mitorai a Pompei è il titolo della mostra inaugurata questa mattina dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un incontro tra l'arte e la storia antica e l'arte e la storia contemporanea, quella dello scultore polacco morto nel 2014. Un sogno che si realizza, ha detto il Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, per quello di Mitorai, perché incontrandolo prima di morire aveva espresso il desiderio di poter esporre a Pompei, nell'area archeologica, le sue mega sculture. E negli scavi di Pompei sembra essere stata gradita questa esposizione. In tanti ci soffermano vicino alle sculture di Mitorai, in particolare all'Icaro Blu. Un'occasione questa di incontro tra storia e arte antica e storia e arte contemporanea, ma un'occasione, mostre del genere, anche per favorire lo sviluppo economico. E il ministro Franceschini si è rivolto in particolare ai sindaci del territorio. Affiancare al recupero del sito archeologico una riqualificazione ed un rilancio complessivo di tutte le aree urbane che stanno attorno al sito. Questo è il nostro impegno e lavoreremo in tutti i modi per mantenere. Il ministro Franceschini ha parlato anche del grande progetto Pompei, 43 i cantieri finora ultimati, 27 quelli ancora in corso. Investimenti importanti per la cultura, quelli sostenuti dal governo che nel prossimo strumento finanziario ritorna ad investire grosse somme per il recupero e il mantenimento dei beni artistici, architettonici e culturali italiani. Una giornata molto importante, innanzitutto perché conferma davvero la rinascita di Pompei. Pompei è stato per alcuni anni nel mondo, nel linguaggio dei mezzi di comunicazione nazionali e internazionali, un sinonimo di negatività. Sembrava impossibile, così veniva presentata sbagliando, una stagione di riscatto. Il riscatto c'è stato. Pompei è un luogo in cui le istituzioni italiane, la collaborazione tra le diverse istituzioni ci ha consentito di adempiere ai tempi, alle modalità concordate con l'Unione Europea per il finanziamento di 105 milioni per gli interventi di restauro di Pompei, ci ha consentito di mostrare che lavorando insieme, con convinzione, il quadro cambia completamente.